Buongiorno, benvenuti alla rassegna stampa di oggi, martedì, che giorno è? 21 febbraio. Oggi ci sono delle notizie particolari che mi hanno colpito sui giornali. Una sulla quale io voglio partire riguarda un servizio delle Iene andato in onda domenica scorsa. Il servizio delle Iene dura 12 minuti, è molto interessante da vedere, dico la verità, e racconta di una lista di, mi sembra, 267 società, associazioni che sono finanziate dall'ufficio antidiscriminazione. E già questa è una cosa che mi fa venire il sangue al cervello. Cioè a Palazzo Chigi, mentre abbiamo tanti problemi, c'è un ufficio antidiscriminazione, va bene? Antidiscriminazione, finanzia 267, 297 associazioni. Bene, in queste 297 associazioni ce n'è una, questo dicono alle Iene, ma si vede perché è proprio certificato dalle telecamere, in cui quello che succede è che avvengono delle orge tra uomini, tra gay, in un locale di Roma, dove si fanno delle orge, appunto, delle robe che sono affari loro. Ma comunque le Iene perché le riprende queste orge? Perché questa associazione culturale ha ottenuto, dopo un bando, 55.000 euro dei vostri soldi, dei miei soldi, delle mie cacchio di tasse, ha ricevuto 55.000 euro per attività culturali contro la discriminazione. Allora, poi dopo il giornalista delle Iene, straordinario pezzo, va dal direttore dell'ufficio antidiscriminazione di Palazzo Chigi e gli chiede conto. Questo dice, ma hanno rispettato tutte le carte, non ne sono al corrente, eccetera. Oggi sui giornali scopro, cosa che peraltro già le Iene ieri dicevano, ma non con la sicurezza totale, perché avevano ovviamente il timore di essere querelate, di essere smentite, dicono, il direttore gli si chiede, ma scusi, ma pure lei, secondo le Iene, era tesserato in quel locale dove si è avvengono orge tra uomini o tra donne, poco cambia, comunque attività diciamo non proprio focalizzate alla antidiscriminazione, no? Fanno delle cose non discriminanti, ma non antidiscriminatorie, no? Sì, insomma avete capito cosa fanno in quel locale. Bene, allora vanno dal presidente, dal responsabile dell'ufficio antidiscriminazione e gli dicono: ma tu hai pure questa tessera? E lui dice: non mi sembra. Poi oggi invece sui giornali conferma di avere la tessera di quel locale dove avvengono le orge. Si dimette perché la Boschi lo dimette, perché tra l'altro questo funzionario dipende dal ministero della Boschi, la signorina che si occupa sempre, la ministra, la sindaca. I neri, i non neri, gli immigrati, i clandestini, con i vostri soldi, invece di rompere le balle ai nostri redditi, si occupano di finanziare le associazioni culturali orgiastiche, perché sono antidiscriminatorie. Perché ce l'ho tanto su questa vicenda? Lo sapete perché ce l'ho tanto? Perché a me non me ne fotte nulla delle orge, scusate il termine, delle orge che fanno e se volete neanche dei soldi che noi diamo alle associazioni che si occupano di orge, anzi questo mi interessa assai, ma è l'ufficio antidiscriminazione che ha denunciato il mio collega del giornale Vittorio Macioce perché è considerato razzista. Macioce, voi dovreste conoscerlo, Vittorio Macioce, il capo della redazione di Roma, un fine intellettuale liberale che si occupa di un festival letterale nella valle qua del Cimino. Questo signore viene considerato l'uomo più, direi che rispetto alle tesi del giornale, Macioce, basta leggere ogni tanto sul giornale, ha un'anima quasi liberal più che liberista come me, è il buono del giornale e viene accusato dall'ufficio antidiscriminazione di essere razzista. Stesso ufficio che prende per il culo le Iene dicendo: ah, non so niente della tessera, mentre era iscritto nella tessera, il presidente era iscritto laddove si fanno le orge pagandola con i vostri soldi. Allora, quello che mi fa venire il sangue al cervello è che esista un ufficio antidiscriminazione, deve essere abolito. Qua non si deve far fuori, cara signora Boschi, non dobbiamo far fuori il presidente, suo funzionario, lo è stato, si legge oggi sui giornali, funzionario della Melandri, funzionario di tutta quella sinistra catto comunista, perché era anche iscritto a tutte le associazioni cattoliche. Poi finanzia anche ovviamente le orge, oggi Gandolfini se ne occupa sulla verità. La cosa che mi rompe le balle è che esista un ufficio antidiscriminazione, che ci sono dei funzionari pubblici pagati per questo e che dei nostri soldi vengono dati per associazioni culturali contro la discriminazione. Quando parliamo di spending review, sapete cosa intendo io per spending review? Zero.
zero uffici antidiscriminazione, tagliati, non me ne fotte nulla che vadano soldi anche ad altre associazioni più serie, a me di spendere i miei soldi, io di dover lavorare per pagare un ufficio antidiscriminazione, che poi peraltro si occupa anche di Orge, ma anche se non si occupasse di Orge, quelli sono i primi risparmi che si devono fare, non è difficile arrivarci. Quando si parla di spending review, magari non facciamo la spending review su robe che possono essere considerate essenziali. Per me l'antidiscriminazione non è essenziale, va bene? Dobbiamo scegliere, cancellato l'ufficio. Quanti sono i funzionari? 10, 15, 20? Mandateli in altri uffici. Quanti sono i soldi che noi diamo a queste associazioni? 1 milione? 2 milioni? 3 milioni? Se abbiamo dato 55 mila euro a un'associazione, come leggo oggi, e ce ne sono 297, facciamo male i calcoli, ma insomma qualche milione di euro ci costa. Questo milione di euro, via, tolto! Altro che Movimento 5 Stelle, togliamolo dall'ufficio antidiscriminazioni. Comunque, se volete leggere oggi sui giornali, tutti i giornali, c'è il tema. Fanno tutti quanti il tema, voglio dire, sulla storia, ma meno sulle considerazioni pratiche. Ultima cosa che voglio parlare di questa specie di Italia assurda, Repubblica oggi, unico giornale, racconta di questa bambina a sette anni, violentata dal compagno della madre, violentata ripetutamente per vari anni. Insomma, passano 20 anni e il tribunale deve dire: mi spiace, sono passati 20 anni, il reato è prescritto. Allora, qua il problema non è la prescrizione, altro dato fondamentale. Il problema è che il ministro Orlando, invece di candidarsi alla segreteria del PD, ma facesse il ministro della giustizia, non si occupasse di cambiare la prescrizione, perché non si possono aspettare 20 anni per condannare un violentatore, perché lì la prescrizione c'entra niente, c'entra il fatto che questo per 20 anni, nonostante abbia commesso un fatto gravissimo, violentare una bambina di 7 anni, non è stato condannato perché i tribunali si sono persi la pratica, hanno fatto ritardo, hanno sbagliato a mettergli la recidiva. C'è oggi su Repubblica tutta la storia. Cioè, questa è una storia incredibile. Si può pensare che uno violenti una ragazzina di 7 anni e che per 20 anni non venga giudicato dai tribunali italiani, cioè non si riesca ad arrivare a sentenza definitiva? Questo è un paese incivile. Altro che fare il segretario del PD, si occupasse dei suoi tribunali, Orlando. E arriviamo mentre tutto questo avviene, arriviamo alle cose serie, si fa per dire, perché il PD in questo momento si è... oggi alle 3 c'è la direzione, vedremo quello che succede, i bersaniani sono fuori, Emiliano ancora non si sa se sta dentro e se sta fuori, nel frattempo ci sono processi che durano 20 anni, lui fa il magistrato, oggi pare che il CSM abbia deciso di lasciar perdere il dubbio se può far parte della politica o della magistratura, fa il magistrato o fa il politico, lascia l'uno o l'altro, intanto ci sono anche un po' di prescrizioni in giro, invece di occuparsi di cambiare prescrizioni occupiamoci del fatto che i magistrati facciano i magistrati. Enrico Letta dice colpa di Renzi, Prodi dice che è un suicidio la scissione, insomma queste sono le notizie di giornata. E poi finalmente nel mondo in cui c'è la prescrizione per una bambina violentata e in cui c'è un ufficio antidiscriminazione che finanzia con i vostri soldi le orge, sapete di che cosa si occupa la parlamentare del PD Zoggia? La Zoggia si occupa del fatto che, dice, nella segreteria del PD c'è stato del bullismo perché le donne non sono riuscite a parlare all'assemblea del PD. Porca puttana, questo è il problema del PD, è che le donne, in prima fila c'era la Bindi, la Boschi, la Finocchiaro, già sono 3 ministri o un presidente della commissione antimafia. Il problema è che non è delle donne che non hanno preso la parola, ma è il problema del PD è che le donne sono state, diciamo, disincentivate in questo clima conflittuale a parlare. Cioè la Zoggia oggi sta crollando il suo partito, succede quello che succede e si occupa del problema che le donne non parlino nel PD. Cioè, io dico, veramente ti viene di... sapete cosa vi viene voglia? Oggi sono un po' su di giri. Qua vi viene voglia non di Trump in Italia, vi viene voglia di 8 Trump in Italia. Cioè, ti viene voglia di arrivare con una rivoluzione, come vi voglio, non politicamente scorretta, ma più che politicamente scorretta. Se il PD si interroga oggi, se la portavoce di Prodi oggi si interroga sul fatto che non hanno parlato le donne all'assemblea del PD mentre gli sta crollando il partito e mentre il PD in questa retorica assurda delle donne ne ha nominate da tutte le parti, buone o non buone che siano, non mi interessa, ma sono ovunque, beh, siamo fottuti.
Invece, dal punto di vista economico, lo siamo da veramente. Oggi Wall Street Journal cita la situazione francese, e se sono cavoli per la Francia saranno anche per noi. I suoi tassi di interesse, un po' come quelli dell'Italia, stanno andando ai massimi dal 2012. Il rischio, secondo i mercati, è che vinca la Le Pen. Non sottovalutate i dati dei tassi di interesse, perché sono i vostri soldi in banca, i vostri BTP e i vostri risparmi. È salito lo spread francese a 84 rispetto a quello tedesco, e il massimo dal 2012. Un anno fa era a 22, quindi è passato da 22 a 84. Il debito pubblico francese è grosso, non quanto quello italiano, ma l'ultima cosa che voglio dire è economica. Il Sole 24 Ore oggi titola una cosa anche questa molto interessante, secondo me, da approfondire. Da quando è arrivato Trump, lo leggo perché non voglio sbagliare, le borse globali hanno guadagnato 6.000 miliardi di dollari. Da quando è arrivato Trump hanno guadagnato 6.000 miliardi di dollari. È favoloso l'inizio del pezzo del Sole 24 Ore. Complimenti a chi l'ha scritto, perché nelle prime 5 righe, a pagina 1, dice quelle che erano le previsioni della Brookings Institution, cioè che se avesse vinto Trump i mercati sarebbero crollati tra il 10 e il 15%. 6.000 miliardi di dollari di aumento. Il rischio bolla, dice il Sole, c'è, ma la vicenda più importante resta. Andare assolutamente all'ufficio antidiscriminazione a denunciare le discriminazioni che vengono fatte evidentemente nei locali di scambisti homosex, in cui forse non possono arrivare le donne. Questo è il motivo forse per cui dovremmo finanziarlo. Un saluto, ci vediamo questa sera, Matrix alle 23:30 come tutti i martedì. Ciao.